21esimo notiziario di informazione, benvenuti sul nostro canale Twins News, edizione del 3 settembre 2014. Ottima prestazione quella dei nostri azzurri che battono la Svizzera in terra elvetica per 80-65, staccano il biglietto per gli europei del prossimo anno, chiudendo in testa il girone e conquistando automaticamente la qualificazione alla rassegna continentale. Una vittoria senza problemi quella ottenuta dalla nostra nazionale che già nei primi 10 minuti piega il match a proprio favore davanti alle enormi difficoltà della Svizzera. Passiamo ora al basket di casa nostra. Si terrà il 27 e 28 settembre presso il Palasport di Via Ungheria di Porto Sant'Elpidio il quinto torneo della calzatura Premio Femblum città di Porto Sant'Elpidio, torneo di Lega A al quale parteciperanno le seguenti squadre: Consult Invest Pesaro, Giorgio Tesi Group Pistoia, Enel Brindisi e Acea Roma. Il torneo si svolgerà in 2 giornate. Sabato 27 settembre si terrà alle ore 17 la prima semifinale e alle 21:15 la seconda, mentre domenica 28 settembre per la finale terzo e quarto posto le squadre scenderanno in campo alle ore 17 e per finire alle ore 20:45 si disputerà la finalissima valevole per il primo e secondo posto. Per quanto riguarda la categoria DNB, la Dino Bigioni Shoes Montegranaro è stata sconfitta per 101-79 dalla Fileniesi Serie A Gold nella prima amichevole stagionale. I ragazzi di Stefè hanno subito la fisicità degli avversari, in considerazione anche del fatto che tra le fila della squadra mancavano alcuni giocatori importanti. Il calendario delle amichevoli precampionato del Porto Sant'Elpidio prevede che l'Ecolpidiense affronterà sabato 6 e 27 settembre la poderosa Montegranaro in trasferta, mentre in casa sabato 13 settembre Giulianova, mercoledì 17 settembre Campli e mercoledì 24 settembre il Falconara, per poi recarsi sabato 20 settembre a Civitanova per scontrarsi contro la Virtus. La società comunica inoltre che venerdì 19 settembre alle ore 11:30 presso la sala conferenze di Villa Baruchello a Porto Sant'Elpidio verrà indetta una conferenza stampa per la presentazione della Ecolpidiense Basket Porto Sant'Elpidio 2014-2015. All'evento saranno presenti staff e dirigenza della squadra, compreso il sindaco e l'assessore allo sport del comune di Porto Sant'Elpidio. Anche la Pallacanestro Senigallia ufficializza il calendario delle amichevoli precampionato, che si svilupperanno a partire da mercoledì 3 settembre, quando la squadra affronterà la poderosa Montegranaro Serie B, per poi incontrare nell'ordine sabato 6 settembre il Pisarum Pesaro Serie C, mercoledì 10 settembre la Robur Osimo Serie C, sabato 13 settembre Tolentino Serie C, mercoledì 17 settembre la Virtus Civitanova Serie C, mentre venerdì 19 settembre gli Angeles di Sarcangelo di Romagna Serie C, giovedì 25 settembre la Pallacanestro Titano di San Marino Serie C. La serie si concluderà domenica 28 settembre sempre con la poderosa. Passiamo ora alla categoria DNC, nella quale Umberto Meschini, Francesco Sant'Antonio e Federico Burini non vestiranno più la maglia della Sicoma Valdiceppo della prossima stagione. Destinazione azzurra Viterbo per Umberto Meschini, Gubbio per Francesco Sant'Antonio ed infine Federico Burini indosserà la maglia della cestistica Ascoli.
Inizierà inoltre una nuova avventura a Vieste anche per Mark Cedric Guede, mentre resta da definire la destinazione di John David, che ha diverse richieste da fuori regione. Incrementa il roster la Sandretto Falconara, che con un colpo di mercato ha reclutato direttamente dalla massima serie di Montegranaro la guardia e play Gennaro Tessitore, classe 1982, e ingaggiando Marco Pacioni quale vice allenatore oltre che preparatore atletico, chiude definitivamente la campagna acquisti. Le vostre notizie sul nostro TG Twins inviatele in email a twinsseba@alice.it. No politica, no cronaca nera. Per altre informazioni potete contattarci al numero 339 7253791. Grazie a tutti per averci seguito.